Non siamo e non riusciti a mettere non solo il programma di governo, ma nella lista dei ministri che in questi minuti il presidente del Consiglio incaricato, che aveva la fiducia nostra dei 5 Stelle, sta consegnando al Presidente della Repubblica. Non stiamo consegnando un elenco di idee, stiamo consegnando una lista di nomi e cognomi di gente che da domani vorrebbe o avrebbe voluto trasformare in realtà quella che è la speranza di milioni di italiani. Però noi abbiamo un principio che viene prima di tutto. Per l'Italia, per i nostri figli e per gli italiani, decidono solo gli italiani. Non decidono i tedeschi, i francesi, i portoghesi, i lussemburghesi, i finlandesi. Decidono gli italiani. Per il governo che ha in mano il futuro dell'Italia, decidono i cittadini italiani. Se siamo in democrazia, se siamo invece in un recinto dove possiamo muoverci, però abbiamo la catena che se arriva troppo lunga, no, perché non si può mettere un ministro che non sta simpatico a Berlino, se un ministro dà fastidio a certi poteri forti che ci hanno massacrato, vuol dire che quello è il ministro giusto e vuol dire che se ci sono ministri che si impegnano ad andare ai tavoli europei a difendere i diritti, il lavoro, la salute e il benessere dei cittadini italiani, parte il governo. Se il governo deve partire condizionato dalle imposizioni o dalle minacce dell'Europa, il governo con la Lega non parte. Perché noi abbiamo una sola parola. Questo è. Puoi mettere un difetto, eh? È un difetto, siamo una roba strana per qualcuno, perché, ma come? E dai, ti sistemi, è un ministero in più, è un ministero in meno. No, una parola. Coerenza, coraggio, lealtà, libertà, che non ha prezzo. Noi non siamo al ricatto di nessuno, non siamo al servizio di nessuno se non dei cittadini italiani. Se abbiamo la certezza di poter lavorare liberamente, serenamente e onestamente per fare l'interesse dei cittadini italiani, io domani mattina sono in ufficio al Ministero degli Interni a cominciare a espellere i troppi clandestini che sono in giro per l'Italia a far casino. Domani mattina.